Sono partite in 800, hanno fatto la domanda per partecipare ai nostri percorsi integrati di formazione e assistenza alla creazione d'impresa, con lo slogan imparare un mestiere per creare un'impresa. E oggi sono almeno 98 le donne che si definiscono aspiranti imprenditrici, che hanno messo a punto 62 progetti di impresa. Hanno un futuro soprattutto perché le donne sono tenaci, sono fiduciose, accolgono le sfide e certo, se ci fosse anche un altro genere di supporto che ci aspettiamo per esempio dalla comunità, sicuramente saranno ancora più fattibili. Sono i primi risultati del progetto pilota Casa della Socialità. In via Don Puglisi a Scampia, la città della creatività e dell'intraprendenza femminili, dal novembre scorso ha accolto e fornito supporto ed orientamento ad oltre 800 donne dell'area nord di Napoli, formando 120 aspiranti imprenditrici che in questi giorni sono state accolte negli stage organizzati in aziende locali. Risultati straordinari, nel senso che oltre un centinaio di donne sono state insieme per mesi e mesi confrontando le loro idee imprenditoriali e facendole crescere, misurandosi con i temi del lavoro, con i temi dell'imprenditorialità, ricostruendosi un'identità peraltro in età nelle quali l'accesso al mercato del lavoro è particolarmente complesso. Noi abbiamo un obiettivo, far proseguire questo progetto e ci stiamo già lavorando con la Regione, con una precisa serie di richieste e nello stesso tempo non solo potenziare Casa della Socialità 1, ma costruire altre case della socialità nelle quali le donne possano costruire un loro maggiore protagonismo, ulteriore protagonismo nella storia e nello sviluppo di questa città. Ne abbiamo bisogno e loro sono davvero una risorsa infinita e preziosissima.